Bentornati nel mio canale e benvenuti in un nuovo video. Nel video di oggi vi mostro e vi insegno un color change che, oltre ad essere rapido, oltre ad essere d'impatto, è un color change, come dire, elegante. Sì, avete capito proprio bene, perché oltre che essere un color change adatto sia da fare sul tavolo che da fare nelle mani dello spettatore stesso, è anche elegante e lo capirete meglio appena vedrete la performance. Io vi invito, come sempre, a lasciare un bel like sotto a questo video e ad iscrivervi al canale. Detto questo, vi lascio alla performance. Buona visione, ragazzi! Hold on to my embrace, this time I promise it won't break, I'm hoping. Haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. You know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home. Bene ragazzi, eccoci arrivati ai tutorial. Intanto, come vedete, utilizzo il Brat Deck di Shin Lim, che secondo me è un mazzo di carte molto elegante, in quanto questo color change appunto è elegante. Vi spiegherò questo color change step by step. Innanzitutto, piccola premessa, se la carta che compare alla fine è la carta scelta dal nostro spettatore, dobbiamo fare una cosa. Cosa dobbiamo fare? Bene, dobbiamo controllare la carta dello spettatore in penultima posizione. Quindi facciamo scegliere una carta allo spettatore, in questo caso l'asso di cuori, e lo controlliamo in penultima posizione mescolando le carte nel cavo della mano, trattenendo prima e ultima carta e poi facendo cascare tutte le altre di sopra. Così facendo, cosa abbiamo fatto? Bene, abbiamo appena controllato la carta dello spettatore in penultima posizione. Questo ci serve perché, eseguendo questo color change elegante, la carta che comparirà al termine sarà appunto la carta scelta dal nostro spettatore. Al color change ho voluto abbinare un falso taglio molto carino, in modo tale che potesse rendere ancora di più elegante tutto ciò che avviene. In cosa consiste? Bene, il falso taglio è questo qui, che sembra un taglio normale, ragazzi, ma in realtà è un falso taglio. Allora, come avviene questo falso taglio? Bene, è molto semplice. Impugniamo il mazzo nella nostra mano destra in questo modo qui, quindi farà pollice, medio e anulare. Andiamo ad alzare una porzione come se dovessimo veramente tagliare il mazzo, ma in realtà quello che succede è che andiamo a ribaltare in questo modo nella nostra mano sinistra il mazzo. Comparirà una carta, quindi lo spettatore si focalizzerà su quella carta, nel mentre con l'indice andiamo a ruotare il mazzo, a farlo cascare sopra. Così facendo sembrerà di aver fatto un taglio, quando in realtà abbiamo fatto un falso taglio. Però è molto elegante, è molto carino anche questo falso taglio qua. Ve lo voglio mostrare anche da questa angolazione, quindi prendiamo una porzione, la ribaltiamo in questo modo qui nella nostra mano sinistra, rigiriamo le altre carte che sono nella nostra mano destra e le facciamo cascare sopra. Fatto in velocità sarà questo, boom. Quindi abbiamo appena eseguito il nostro falso taglio e ora siamo pronti ad eseguire il color change, quindi a far apparire la carta del nostro spettatore. Cosa dobbiamo fare? Bene, andiamo a prendere un double lift, quindi prendiamo la carta dello spettatore che è in penultima posizione e la carta casuale che è in ultima posizione, prendiamo tutte e due le carte e le portiamo in questa posizione qui. Quindi devono essere sorrette dal nostro pollice e di sotto da indice e medio. L'anulare e il mignolo continuano a tenere il mazzo. Ora, quello che deve avvenire è molto semplice da dire, però in realtà richiede un po' di pratica. Perché noi dobbiamo, dando un colpo
con l'indice della nostra mano destra tirare via la carta che è in ultima posizione e far cadere la carta che è in penultima posizione. Quindi cosa accadrà? Fatto in velocità? Bene, fatto in velocità, noi mostriamo il 9 di cuori che, boom, in un secondo si trasforma nella carta del nostro spettatore. Naturalmente bisogna anche ruotare il mazzo, tutto deve essere fatto veloce per far concentrare l'attenzione sulla carta del nostro spettatore e noi uscirne puliti. Non possiamo poi far mostrare l'ultima carta perché se no si vedrebbe che il 9 di cuori si trova in ultima posizione. Quindi cosa facciamo? Ribaltiamo il mazzo, lo portiamo via, o se non possiamo riportarlo via, bene, eseguiamo un taglio Charlie in modo tale che ne usciamo puliti. È abbastanza facile da dire, però da realizzare vi assicuro che è piuttosto difficile. Quindi prendiamo un double lift sulle ultime due carte, le portiamo in questa posizione qui, diamo un colpo e vedete come il 9 di cuori si è trasformato nella carta dello spettatore, quindi nell'asso di cuori. Una cosa che vi può aiutare, una piccola accortezza, è quando andiamo per dare il colpo, il pollice porta via la carta, con il medio tiriamo fuori l'asso di cuori. Questo ci aiuterà per farlo uscire, per renderlo tutto più veloce e più visivo. Quindi, ricapitolando, facciamo scegliere una carta al nostro spettatore, la controlliamo in prima posizione, dopodiché miscuglio nel cavo della mano per controllarla in penultima posizione, eseguiamo il falso taglio, boom, e già questo è molto visuale, comparirà il 9 di cuori che non è la carta dello spettatore, ma noi prendiamo il double lift, andiamo per dare il colpo, boom, e trasformiamo il 9 di cuori nell'asso di cuori che è la carta scelta del nostro spettatore. Ora, questo effetto si può fare sia a tavolo che in uno street magic. Pensate, se facciamo mettere al nostro spettatore le mani così e gli trasformiamo proprio sopra le sue mani, dal 9 di cuori, boom, all'asso di cuori la carta che lui ha scelto. Un qualcosa di straordinario, di veloce, di impatto e che avviene proprio nelle sue mani. Bene ragazzi, detto questo siamo giunti anche al termine di questo video, spero vi sia piaciuto e spero vi sia stato utile. Se così è stato lasciate un bel like sotto a questo video, se ancora non siete iscritti iscrivetevi al mio canale, vi ricordo che in descrizione trovate anche il link del mio profilo Instagram, così facendo se volete seguirmi sarete sempre aggiornati su ciò che faccio e su ciò che non faccio e noi ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo video. Ciao ragazzi!